Buongiorno ragazzi e ragazze, oggi è domenica mattina, in realtà è ora di pranzo perché mi sono svegliata tardissimo come ogni domenica che si rispetti. 3 giorni fa ormai ho fatto il filler al labbro, come sapete lo faccio al labbro superiore ogni 4-5 mesi, questa volta abbiamo aspettato tipo 3 mesi e mezzo, per l'ultima volta l'abbiamo fatto veramente leggero leggero, quindi questa volta sono andata un po' prima, abbiamo fatto un pochino di più e il risultato è che si è gonfiato anche di più però, perché purtroppo la mia pelle della serie non perdona, quindi appena esagero un pochino di più, tac, si è gonfiato un sacco ed è per questo che mi dispiace tanto, ma venerdì non è uscito il mio video, ma ve l'avevo detto su Stories, se mi seguite su Stories lo sapete, che vi avevo avvisato ovviamente, e venerdì non ho caricato un video proprio per questo, perché ero tipo una papera, cioè avevo il labbro gonfissimissimo, però ho filmato ieri che era sabato, ho caricato subito il video di sabato in esclusiva, cioè di solito non so se avete notato, ma se a volte non riesco a caricare 5 video dal lunedì al venerdì, magari salto una giornata per un qualsiasi motivo, poi recupero il sabato. Nel senso, sappiatelo che se non c'è un video per un giorno, dal lunedì al venerdì, in qualsiasi giorno io dovessi saltare un video, recupero il sabato. Ormai questo si sa. E comunque, adesso mi sono letteralmente appena svegliata. E ditemi come vi sembra. Secondo me è gonfio, ma non tantissimissimo, però si vedono ancora. Mi stavano andando assieme agli occhi. Si vedono ancora tutte le, in realtà, le punturine, le vedete? Sì, quindi beh, ovviamente quando sono truccata non si vedono, però adesso struccata si vedono. Ho pulito un po' il mio studio, ho pulito la specchiera che si sporca in maniera astronomica sempre. Eccola qua, bella pulizia, anche lo specchio stessa cosa, è sempre sporco, devo lavarlo praticamente ogni giorno. E poi ho sistemato e riordinato anche un pochino il mio studio, perché con tutti i pacchi che mi arrivano, questo divano è sempre strapieno di pacchi. E qui ci sono tutte le cosine nuove che ho comprato, alcune mi sono arrivate e vi devo far vedere, sono una più bella dell'altra. Quindi, e ho 2 mega acquisti Dior, Saint Laurent, Dior, Saint Laurent, Dior è Louis Vuitton che ho preso a Parigi, poi un sacco di altre cosine super super interessanti, ma credo che il video lo filmerò domani, credo che lo filmerò domani, e questo significa che andrà online martedì, perché questo vlog andrà online domani che è lunedì, mentre appunto il video lo filmo domani, va online martedì. Ok, anche Tomas si sta vestendo perché era in vestaglia, non prende mai i vestiti dall'armadio per non svegliarmi, quindi la mattina si mette la vestaglia e viene in soggiorno così. E questo è quanto adesso, credo che. Allora, ho attivato il robot aspirapolvere. Allora, altra cosa volevo dirvi: se, perché in molti mi scrivete, ah no, mi piacciono un sacco i vlog casalinghi, eccetera. Quindi, se vi piacciono i vlog caserecci e in cui io e Tomar siamo soltanto a casa, questo vi piacerà molto. Perché oggi non abbiamo in programma di muoverci. Quindi, proprio domenica pigra di quelle che fuori fa freddo, soffia la bora oggi, fa proprio freddo. Quindi, noi ce ne stiamo rilassati a casuccia. Allora, ho già messo su l'asciugatrice perché in realtà ho lavato il mio, come si chiama, la mia vestaglia di Victoria's Secret. Non vedo l'ora di poterla rimettere perché era un sacco di tempo che non la mettevo, l'ho lasciata lì per secoli. Qui ci sono un sacco di cose da stirare in realtà, che a volte dico che piego le cose pulite, mi dite "Ma non le stiri?". Beh, sì, quelle da stirare le metto da parte, ma non stiro proprio tutto. Vediamo se si è asciugata. Sì, la mia vestaglia di Victoria's Secret si è finalmente asciugata, evviva! Non so come mai sia successo, ma l'odore non era proprio di pulito, quindi io, cioè, sono fissata e la rilavo, perché secondo me o l'ho lasciata troppo tempo in asciugatrice, oppure l'ho lavata a freddo e secondo me ho sbagliato a lavarla a freddo. Devo lavarla. Mettiamo coperta lana. Devo lavarla, io la metto a 20, non lo so. La mettiamo alla 20 perché a freddo secondo me non si è lavata granché e vabbè, lasciamo così. Altra cosina dovremmo mettere sul pranzo. Allora, tra un'ora c'è un film, in realtà proprio uno di quei film da ridere, cioè niente di che, però Tomas piace un sacco, quindi ci vedremo quello. E prima invece vorrei mettere su il pranzo. Non so esattamente cosa fare.
ma ho pensato o pasta integrale, che ne abbiamo parecchia con i pomodorini, il tonno, non so perché non sono a fuoco, oppure seconda opzione è pesce con carote, potremmo fare o con le patate o con le carote. Io in realtà ho ancora due pezzi di pizza che ho avanzato da ieri, perché raramente riesco a finire la pizza, quindi, ma magari li mangerò la sera. E oggi potremmo proprio fare il pesce. Ok, merluzzo. No, questo è salmone. Cosa vuoi, salmone o merluzzo, pupetto? Ciao pupetto. Ciao Vicca. Cosa vuoi, salmone o merluzzo? Quello che vuoi tu, sparito. Due filetti, uno a testa? Sì, ovvio. Non vuoi due? Anche due. Ma come vuoi, dai. Se no facciamo... Io farei due. E poi farei un po' di piselli vicino. E carote. A te faccio anche l'insalata che ti piace con i pomodorini. Carrots? Yeah. Oh, these are the carrots! Yeah, giusto, giusto. Carrots. Però sai che coincide questa volta? Coincide, carrots! E basta, poi lì. C'è ancora la pizza lì, eh? Sì, ma magari la mangio di sera, che sono due tranci. E basta, questo è quanto, mettiamoci in preparazione. Io ho messo il forno a riscaldare a 200 gradi e adesso vado a lavare e poi pelare le carote. Ci tolgo l'estremità, the carrots. Ci tolgo l'estremità, le pelo, le lavo e dopodiché le taglio a metà e le metto sulla teglia. Vediamo, un esperimento, però non ho mai fatto le carote al forno. Infatti stavo guardando la ricetta qua e sembra molto semplice da fare. Di solito le faccio bollite, però per cambiare un po' facciamole al forno. Ok, le carote sono pronte, le ho ovviamente sbucciate, pelate, cioè pelate, lavate e tagliate tipo a bastoncini, non molto regolari, ma non è stato facilissimo tagliarle. Credo che metterò anche i piselli nella teglia, ma le carote ci mettono un sacco a prepararsi, quindi metterò prima le carote e dopodiché alla fine metterò il merluzzo, anzi il salmone e i piselli. E qui c'è un gattino duro bianco e un poco arancione che voi conoscete bene. Sì, sto parlando di te. Ciao amore mio, sei il mio gattino duro bianco. Sì, duro bianco. Sì. A lui piace un sacco il suo cat activity perché si diverte a tirare fuori le crocchette. Però, sì. Da quando era piccolo mangia dal cat activity lui. Che bravo. Che bravo questo gattino duro bianco. Sì, bravissimo. Ciao ragazzi. Vi saluta. Radu Never. Ecco, continua a far la pappa. Ah no, no, ancora coccole. Ancora i bacini. Sì. Sì. Questo gattino tutto bianco. No. Se la smetti di accarezzarlo, fa subito miau. Sono a metà cottura con le carote e adesso ci aggiungo i due filetti di salmone. Non c'è più tantissimo spazio in realtà, quindi i piselli li ho fatti lessare, sono quasi pronti e adesso con ancora 15 minuti abbiamo e poi dovrebbe essere pronto. In cucina con Nicole, come non cucinare. Ho già preparato i piatti, come al solito c'è Gato Denver
che non ci dà pace. Il gatto Denver è, scusami, però c'è ancora del cibo lì. Inutile che fai finta che è vuoto, perché dovete sapere, almeno i miei gatti, quando si vede il fondo sono vuote. E poi guarda qua quante crocchette hai. Guarda qua Garou Lever. No, basta. Comunque manca ancora una decina di minuti ed è iniziato il film. Che film è? Sua maestà viene da Las Vegas. È film di spessore, sì. È bello, però non fa ridere. Sì. Tommaso ha la videocassetta, credo. Pensate che siamo così vecchi che abbiamo le videocassette ancora. Non è vero che hai la videocassetta di questo? Sì. Oh, il videocassetta. Scusate, videocassetta. Guardate i suoi difetti, vedete? È americano. Americano. In fretta, raga, nessuno guarda. È americano. Sue qualità. Ah, queste sono le qualità? Sì. Dobbiamo comprare una TV più grande. Ecco. Ah, ma è lui! Sì. Ah, ma io l'adoro! Non mi ricordo come si chiama. Sì, è troppo forte. Questo è il prossimo suo maestà. Lui è il re. Sì. Cioè, ti immagini? Sono fregati. Beh, sì, cazzo. Arbitro con noi. Guarda football. O baseball. Ok, il nostro pranzetto è pronto. Piselli, carote e salmone. E adesso preparo soltanto l'insalata per Tomas. A lui piace un sacco questa, che dovrebbe essere la valeriana, se non sbaglio. Moto Village in sloveno, ma perché questa l'abbiamo presa in Slovenia, è di un marchio austriaco. Poi mozzarella e pomodorini. Eccola pronta anche l'insalata, che sapete io non mangio perché detesto l'insalata, nel senso, secondo me non è commestibile, è una cosa che non riesco a capire come la gente faccia a mangiare, cioè secondo me non è commestibile, però a Tomas piace. E siamo pronti, ready. E mangeremo, ho preparato tutto sul vassoio perché in realtà volevo apparecchiare la tavola e volevo mangiare per una volta nella nostra sala da pranzo, che noi non usiamo praticamente mai, a meno che non abbiamo ospiti. E però, visto che c'è questo film che piace tanto a Tomas e anche a me, alla fine mangeremo sul divano davanti alla TV. Cosa stai mangiando? Tu! Patatone con lo suone! Cosa stai mangiando? Bueno! Ah! Beccato! Beccato! Ma come? Io faccio la Macedonia per mangiare sano? È molto buono! Non avevamo dubbi! Non è Kinder Bueno White stavolta, però! No, dovete sapere che al supermercato Tomas mi ha detto, allora stavamo già alla cassa, mi fa, ma perché non abbassiamo questo tipo? Mi fa, ma posso andare a prendere un Kinder Bueno? Io gli dico, cioè prendi questo Kinder Bueno? E torna con la confezione da quanti pacchi? Da 10, 8 pacchi? Cioè, rendiamoci conto. E poi lui ne mangia. Avete preso nella confezione che ce ne sono due dentro? E ti dice, ne ho mangiato uno. In realtà ne ha mangiati due comunque. E la confezione l'abbiamo comprata l'altro ieri, da 8, finita. E io ho mangiato un Kinder Bueno. Nel senso che del pacchetto ce ne sono due, io ne ho mangiato uno. Basta. Quanti? 10 ti sei mangiato? Non ci posso credere! Patatone! Sì, gli fa malissimo il ginocchio a Tomas, per questo che cammina così. Trovatelo sulle tende. Ma qualcuno dovrebbe riposare, invece va a sciare sulle piste nere, vero? No, non più. Ah, non più? Adesso scierò solo sulle piste blu. Quello che ti ha detto l'ortopedico 2 anni fa, bene. Adesso lo ascoltiamo. Vi faccio vedere il cuscino preferito della gatta. Gatta, vieni gatta. C'è il tuo cuscino? Toh, vieni. Gatta stillina, guarda. Gatta stillina. 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 Guarda qua. Guarda qua. Il tuo cuscino. In Francia. Quest'estate papà ha giocato la Gold Cup. Dopo ovviamente siamo andati ad Asco. Ah, in che regione stai? In Inghilterra. Stillino. Niente cuscino? Adesso vieni qua a fare le coccole. Non te
castellina, la scoiatolina. Di prendere una boccata da... Mentre Tomas guarda il film, sta per finire in realtà, io mi dedico un pochino alla skin care, perché è una cosa che mi piace fare da sempre di domenica, è fare la maschera al viso. E oggi voglio fare questa, che sto usando, ne avevo due, quindi questo è il secondo barattolo che sto usando, ed è la Pink, non la mette a fuoco, aspettate un attimino. Ok, è la Pink Clay Mask ed è una maschera, ve ne ho parlato, mi sembra nel video dei preferiti del 2017, se non sbaglio, perché mi trovo molto bene. È una maschera che pulisce pulisce la pelle, quindi impurità, punti neri soprattutto, che è il mio problema principale, però non lascia la pelle secca, quindi non la secca eccessivamente, proprio per questo che mi piace molto. È l'argilla rosa, di solito le maschere all'argilla sono tutte troppo aggressive per la mia pelle, la seccano troppo, tutte tranne lei. Questa è fantastica, quindi facciamo la maschera. Tra l'altro si è asciugata anche nel frattempo, lavata e asciugata la mia vestaglia Victoria's Secret, sì! Mamma mia che tenuta casereccia oggi, ma d'altronde non ci scandalizziamo più, perché siccome siamo così in confidenza ormai, io mi faccio vedere da voi proprio vestita di casa eccetera eccetera, anche perché in realtà molto spesso mi capita, io non so se vi ho mai parlato di questa cosa, ma quando esco di casa vengo riconosciuta costantemente e istantaneamente, cioè mi succede sempre, ogni giorno, quando cammino per la strada vengo sempre riconosciuta, e molto spesso è assurdo, me ne rendo conto, ma nell'ultimo anno mi sta succedendo più volte al giorno, tipo sabato siamo usciti, abbiamo fatto un giro per il centro e mi hanno riconosciuto in 3 o 4, è assurdo, e queste sono solo quelle che mi fermano, quindi, e sono anche ragazzi in realtà, ma... è bellissimo. Ma volevo ricollegarmi al fatto che vi stavo dicendo che molto spesso esco magari struccata o tipo, non lo so, con la tuta, per dire, magari se devo fare una commissione veloce, e ormai sono abituata, perché quando mi incontrate, anche se sono vestita così, chi se ne frega, ci facciamo le foto e io sono tipo oscena magari con i capelli così. Però invece ieri mi è successa un'altra cosa strana, perché in realtà, allora, boh, è bellissimo quando mi fermate perché mi fate i complimenti, oppure, cioè, mi chiedete consiglio, oppure semplicemente chiacchieriamo un po', ed è veramente la cosa più bella del mondo. Ieri tipo una ragazza che avrà avuto qualche anno più di me, o forse la mia età, passando così incrociata, mi fa: ciao Nicole, sei bellissima, ancora più bella dal vivo, e così camminando, cioè è una cosa bellissima, bellissima. Poi mi piace un sacco quando vi fate la foto con me o quando mi dite che mi seguite sempre. Poi molto spesso ci sono ragazze che tipo cominciano a gridare, io oddio, perché non capisco perché siano così, non lo so, emozionate nell'incontrarmi. Per me è incredibile questa cosa, e tipo, mamma mia, alcune si mettono a piangere, incredibile. Io ci rimango sempre tantissimo, vi prego, se mi vedete fermatevi, abbracciatemi, facciamoci una foto assieme, però non mettetevi a piangere, perché sono sempre così triste quando piangete. Però invece ieri mi è successa una cosa stranissima. Secondo me ho incontrato due hater, vi spiego, perché stavo passeggiando con Tomas e c'erano queste due ragazze che mi hanno riconosciuto. Io ormai ho capito quando, cioè capisco quando qualcuno mi riconosce, perché mi guarda tipo 50 volte, nel senso che cammina, mi guarda e poi parla all'amica, oppure cammina, mi guarda, poi si rigira, poi mi riguarda, e queste ragazze mi hanno guardata, non lo so, 10 volte almeno, cioè camminavamo parallele almeno una decina di volte, non sto esagerando, si sono girate e mi guardavano, quindi so che mi hanno riconosciuto. Però di solito quando succede, chi è mio follower o viene a salutarmi, quasi sempre succede, perché ve lo dico sempre, cioè venite a salutarmi che mi fa super piacere, e invece loro non sono venuti a salutarmi, ma soprattutto non mi hanno sorriso, perché alcuni follower sono timidi e mi sorridono, però magari non si avvicinano, quindi io da lontano saluto così, mando un bacio, e invece loro non mi hanno sorriso per niente, erano super super serie e semplicemente mi guardavano e poi parlavano e poi di nuovo mi guardavano. E tipo ci sono rimasta un po' male, perché io della serie, cioè io non le conoscevo, quindi per me è stato molto molto strano.
E ci sono rimasta, al momento ho pensato, queste sono sicuramente due hater. E non mi era mai successo prima, se non una volta a Milano, che una ragazza da Sephora mi guardasse veramente male. Ma ero con la vincitrice di un concorso all'epoca, vi ho parlato di questo fatto. Quindi non so se mi stavo guardando male, perché cioè io stavo comprando questa ragazza, la vincitrice del concorso, stavo comprando un sacco di trucchi, o forse, non lo so, forse mi aveva davvero riconosciuto ma mi guardava male, perché cioè evidentemente era una hater, non lo so. Però quelle di ieri secondo me erano sicuramente, e però è stato, come dire, buffo, perché non hanno avuto il coraggio nemmeno di avvicinarsi, cioè, e beh, eravamo tipo a, non lo so, 3-4 metri di distanza, non c'era tantissima gente in giro, quindi in realtà non eravamo lontane, però non hanno avuto il coraggio di venire vicino né dirmi niente assolutamente, però mi guardavano tipo male e serie della serie, cioè di solito mi sorrido, invece beh, però ogni tanto evidentemente deve capitare, si paga il prezzo anche così. Però è strano, perché appunto io queste persone non le conosco, quindi cioè se uno è mio follower allora è bello perché chiacchieriamo, così mi dice qualcosa, boh, mi dite qualcosa di voi, quindi anch'io poi vi conosco ed è bellissimo. Invece queste ragazze non mi hanno approcciata niente, semplicemente mi guardavano male, boh, non lo so, magari non erano sicure che fossi io, ma lo escludo, cioè erano sicure che fossi io e semplicemente non mi guardavano molto, non erano molto carine, non lo so, ci sono un po' rimasta perché appunto non mi era mai capitato, ma evidentemente una volta in 9 anni che faccio video quasi evidentemente doveva capitare. E quindi sì, facciamo le maschere. Io come al solito mi perdo sempre troppo in chiacchiere e quindi poi dimentico quello che sono, quindi adesso facciamo la maschera per il viso. Ho messo anche la crema antibiotica sul labbro, che è questo, è il Fucidin, che non è a base cortisonico, è soltanto però una crema antibiotica. Ok, ci siamo, maschera applicata, la tengo su una quindicina di minuti. Mi sento già la pelle molto rinfrescata e devo dire che mi sto salvando un sacco questa maschera, mi sto salvando, perché ho notato nell'ultimo periodo, ed era un bel po' che non facevo maschere, avevo la pelle piena di punti neri, e questo con il Luna di Foreo, che passo sempre sotto la doccia quando vado a pulire il viso. Prima pulivo il viso con il detergente ed era da un po' che non utilizzavo il Luna di Foreo, ma ho dovuto assolutamente riprendere, perché mi si formano i punti neri subito. Purtroppo la mia pelle mista, grassa, è fatta così, quindi... Però è da un paio di settimane che ho ripreso religiosamente ogni giorno ad usare il Luna di Foreo, che è quell'aggeggio che appunto ti pulisce la pelle in profondità, vai a massaggiare il detergente con appunto con questo prodotto, lo conoscete se mi seguite da un po', ne ho parlato spesso. Con la maschera una volta a settimana mi sta aiutando tanto, ho già visto la maggior parte dei punti neri sparire, a parte quelli sul naso che cioè saranno sempre là, però almeno sono diminuiti, ecco, non so perché, ma quelli sul naso, io ho provato cerotti e tu, cioè non se ne vanno mai, però li vedo solo se mi avvicino tipo attaccata allo specchio e li vedo, però altrimenti insomma non mi danno fastidio. Ok, molto stile casereccio, oggi è domenica. Così sono sempre, capita sempre che quando suona alla porta il corriere io sono messa così, rendiamoci conto, cioè ormai sono abituati. È finito il film, è bellissimo, vero? Bello, sì. È troppo forte lui. King Ralph. Troppo forte. Se avete visto mai questo film, commentate nei commenti, perché a noi è piaciuto tantissimo. Troppo forte. Che cosa c'è, gatto Denver? Abbiamo visto Notting Hill. Abbiamo mangiato i popcorn, proprio come al cinema. E poi mi sono resa conto che c'era avanti un altro e io mi sono persa tutta la puntata, mannaggia. E adesso facciamo un po' le coccole a Carol Denver. Un po' le coccole a Carol Denver, che fa il pane. Certo. Fai il pane tu? Sì. Se vuoi dirmi qualcosa lo faccio. Le connessioni. Nel frattempo ho rifatto anche la nail art, ovvero semplicissima manicure color carne. Che bravo. Che bravo.
Pupetto, hai fame? Sala ha preso il mio cellulare per la teleconferenza. No, non ho fame, vuoi dire qualcosa di buono? Oh! Ambrogio! Ragazzi e ragazze, noi andremo a nannetta, spero che abbia avuto un senso questo vlog, perché praticamente siamo stati tutto il giorno a casa a riposare e oltre a fare maschere di bellezza, farmi le unghie e guardare film, non abbiamo fatto granché. Comunque spero vi sia piaciuto comunque questo vlog casereccio, dopo un mese e mezzo, due mesi di viaggi è stranissimo essere finalmente a casa e non dover preparare la valigia e non averla ancora lì pronta per il prossimo viaggio, che... cioè, davvero, strano, però bella sensazione, anche i gatti sono molto contenti. E quindi... comunque oggi abbiamo guardato Notting Hill. Sì, abbiamo visto anche Notting Hill, poi abbiamo visto sta roba oscena. Cioè, sì, no, non era brutto all'inizio questo film, abbiamo visto quello con Julianne Moore, come si chiamava? Non mi ricordo come si chiamava, comunque in cui praticamente le scompare il figlio e le vogliono farle credere che in realtà lei non abbia mai avuto un figlio, quindi è tutto strano, però bel film, bella la trama fino a quando viene fuori che ci sono gli alieni dietro a questa cosa, succedono robe inverosimili e viene fuori che è un film di fantascienza, perché è un genere che a noi non piace per niente. Sì. Però lei in realtà come attrice, Julianne Moore, mi piace un sacco e la storia fino a quel momento era bella, poi ad un certo punto alieni, ok, no, boh, ok. Però Notting Hill era bellissimo. Eh sì. Notting Hill. E basta, adesso un patatone mio va nonna. E io invece mi metto al montaggio, già pronto qua computer e cuffiette, e mi metto al montaggio di questo vlog, così domani posso, appena mi sveglio posso già programmarlo che vado online alle 17:30, cerco sempre di caricare a quest'ora, e domani pomeriggio invece filmerò, credo di filmare la ricetta del tiramisu quick con la mia amica Valentina. Però spero che riusciamo nel tempo che abbiamo, altrimenti vi filmerò il video haul di tutte le cosine che ho comprato che mi sono arrivate nell'ultimo periodo. Quindi vediamo, o uno o l'altro filmeremo domani. Quindi niente, vi diamo la buonanotte. 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 E ci vediamo domani con un nuovo video, martedì. Ciao. Ciao. Ciao.